La movida salentina nel mirino dei controlli delle forze dell'ordine con l'intento non solo di far rispettare le regole base di un'attività commerciale, ma anche quelle anti-Covid. Lo aveva sottolineato pure il governatore emiliano dopo l'incontro con i prefetti. I controlli ci sono, che i controlli sono efficaci, ma è altresì necessario intensificarli, soprattutto sulle spiagge libere, sulle movida, su tutti quei luoghi dove non c'è un controllo specifico. Noi non siamo in condizione di vedere se qualcuno ha la febbre, ha la tosse, non abbiamo l'elenco di chi entra e di chi esce, perché avere questi dati, misurare la febbre, guardare fisicamente se qualcuno ha dei sintomi e avere il nominativo di chi frequenta un posto è l'elemento di prevenzione più importante. Non più di 100 dovevano essere le persone presenti nel locale Il Figo d'India di Porto Selvaggio in contrada Torre Uluzzo, ma i poliziotti del commissariato di Nardò hanno riscontrato la presenza di oltre 1000 persone tra l'area interna ed esterna del locale ad accesso libero. Molti erano sul muretto in pietra di recinzione, alcuni seduti e altri intenti a ballare. I tre barman inoltre sarebbero risultati privi di mascherina. Oltre agli assembramenti è stato anche constatato che il volume della musica era troppo alto, mentre la licenza impossibile sesso dei titolari prevede piccoli trattenimenti o spettacoli senza ballo, complementari all'attività di somministrazione di alimenti e con un numero di partecipanti non superiore a 100. Anche tutti gli avventori all'interno del locale e i giovani intenti a ballare erano privi di dispositivo di protezione. I titolari della Fico d'India SRL tramite il proprio legale hanno puntualizzato che si è trattato di un episodio isolato e straordinario. Il locale è noto alle forze dell'ordine. Lo scorso anno il questore dispose la chiusura per 25 giorni dopo l'arresto di 5 persone accusate di spaccio di sostanze stupefacenti consumato nei pressi del locale. A Santa Caterina i poliziotti hanno constatato al locale Malegria la presenza all'esterno di circa 150 avventori e senza soluzione di continuità. Anche i tavolini posti nell'area delimitata non sono risultati distanziati come previsto dalle norme anti-Covid. Ed è l'epidemiologo Pierluigi Lopalco che nelle ultime ore è intervenuto sulle norme anti-Covid con una raccomandazione fondamentale. Con la febbre si sta a casa. Purtroppo noi abbiamo avuto degli importanti focolai causati da persone, anche purtroppo professionisti, che sono andati in giro a lavorare con la febbre. Questo oggi non è ammissibile. Le regole ci sono tantissime. Abbiamo regolamentato davvero ogni attività. I controlli devono essere intensificati, d'accordo, ma oggi anche abbiamo avuto i numeri, e sono dei numeri impressionanti, sono migliaia e migliaia i controlli che le forze dell'ordine hanno fatto nelle scorse settimane.